Io vi volevo parlare di questo discorso, parlerò di strade perché mi interessa di strade, ma il problema del collegamento della Miata alle vie principali è importantissimo. Dove non c'è un collegamento non ci sono diciamo strutture che possono crearsi, aziende che possono venire a investire a Arcidosso, a Casteldelpiano, a Seggiano, a Badia, a Piancastagnaio. Ora voi nella parte siete più privilegiati perché avete un territorio, diciamo, dal punto di vista economico più sviluppato. Ora noi nella parte amiata, ovest, abbiamo un grosso momento da sfruttare. La Grosseto Fano nel 2027 viene terminata, è già appaltata, non è che c'è bisogno di chiedere tante cose, la terminano, quindi quattro corsie da Grosseto a Siena. La Cipressino che collega Santa Fiora, Arcidosso e Seggiano a Paganico non viene fatta. La Cipressino ha i soldi della Miata da 4 anni li fermi e tutti gli anni si scorcia un pezzo perché aumentano i costi e siamo partiti dal Bivio del Casalino, ora siamo al Ponte della Zarcona e poi andremo più su perché non viene appaltata. Ma dico ai sindaci, ma ci volete parlare con la provincia e dirgli ma da cittadino perché io non la voglio fare, cioè la faccia un altro, però da cittadino andate giù, i soldi sono della Miata e l'appalti. E una volta la strada si fa più stretta, e una volta c'è il RP2, e una volta c'è un'altra cosa, questo appalto che doveva essere fatto nel 2021 si va al 2023. E se ora esce il nuovo decreto della regione, noi andiamo con un altro REP e si scorcia ancora. O abbiamo il tratto che va dal Pio di Sant'Angelo a Paganico, che di notte invito qualsiasi a percorrerlo, e quello lì vedremo un po' se si può trovare le risorse, ma meno quelle che ci abbiamo, cerchiamo di capire perché non l'appaltano. Seconda cosa, parliamo sempre della montagna per quello che riguarda il discorso della della gente che viene a vedere la Miata e non può percorrere le strade perché sono dei fossi. Tutta la Miata fuori dalla provincia di Siena, che ha investito più soldi della provincia di Grosseto, non è, è intransitabile. Ora, possibile che fanno tutti gli appalti da Grosseto a Massa Marittima, da Grosseto a Follonica, da Grosseto a Orbetello, da Grosseto a Orbetello e nella Miata 300.000 euro, 200.000 euro, 100.000 euro, cioè non è possibile. Se voi percorrete le strade del Bagnolo, di Arcidosso per arrivare in vetta, di Casteldelpiano, dove andate il sindaco? Di Casteldelpiano per andare su, hanno sistemato ora la strada di Seggiano. Ma come fa un turista che viene a visitare la Miata a percorrere quelle strade? Altra cosa, uno che viene sulla Miata e vuole andare a Saturnia, ma ci siete passati ultimamente dal bivio del dall'Aione, la Miatina, per andare a Semproniano e a Saturnia? È intransitabile, è intransitabile. Cioè, un momentino alla provincia, non è che ci può andare il cittadino, bisogna un momentino, ci investano qualche soldo. Diverse per Abbadia, perché Abbadia avrà un collegamento con la Cassia a breve, hanno già fatto il tratto che va da Bagnovignoni verso Gallina. Ora, a marzo, hanno già appaltato, e glielo posso dire per sicuro perché l'ho vinta io, da Bagnovignoni per arrivare a Buonconvento, e poi c'è il collegamento regionale da Buonconvento, già appaltato, e perché glielo dico? Perché l'ho vinto io, da Buonconvento per... Ma io sono contento più di lei,
per arrivare a Siena. Ma questi collegamenti sono fondamentali. Ora lì è l'ANAS e per un pezzo la regione, ma di qua io non capisco perché questo ci ha ripreso lo spunto tuo, Federico, perché quando ha detto il collegamento, cioè ci sono dei soldi nostri giù e il progetto è fatto. Dato che mi guardate, la rispostina, ci si mette tutte e tre insieme, si va giù e si... Da cittadino, io ne parlo, di lavori ce n'ho anche troppi, quindi non è che premo per dire fate il lavoro perché mi interessa, no, da cittadino che percorre tutte le sere o due volte al giorno quelle strade. Potesse fare, lo siete visto, no? No, non ci si può muovere nei confronti della provincia. Qui manca la provincia, cioè io fuori il sindaco di Santa Fiora, l'arcidiocesi di Luise Già e manca la provincia. Io sono incazzato più che di te che ho messo €1 milioni sulla frana sotto casa mia nel 2017, che era, non lo so, e ancora c'hanno sempre a fare il progetto perché sono rimpallato tra la provincia e il consorzio di bonifica. Cambiato, prima c'era il centrodestra, c'è il centrosinistra, ora sembra che abbiano dato la progettazione, ma sono passati 5 anni. Però io mi dispiace, ma io mi posso pigliare i soldi della Cipressina. Allora il problema è che la provincia è un ente che, e mi dispiace perché facevo l'assessore in provincia, è stato smantellato. La provincia, poi lo sai, penso quanto è un ente che è stato smantellato. Dopodiché sono state prese delle decisioni dalla precedente amministrazione, dove non c'era nessun consigliere amiatino. Sono state prese delle decisioni per cui i soldi che sono arrivati dallo Stato sono stati messi esclusivamente nella costa. L'attuale amministrazione ha fatto uguale, ora sembra che ci sia il progetto che il prossimo anno si fa sulla Miata, la voglio vedere, ma anche lì noi non abbiamo nessun rappresentante in provincia, colpa di due cose. La prima è che ovviamente quando è stata fatta la legge elettorale delle province non è più come prima, ogni territorio per forza deve esprimere qualcuno. Oggi conta chi ha più voti e noi di voti ce ne abbiamo meno. L'altro aspetto è che in Amiata siamo un po' di qua, un po' di là, ognuno ha votato suoi e non si è eletto nessuno. Punto. E quindi il tema oggi è anche questo, di una carenza di peso politico. Quindi la provincia ha il problema di un'organizzazione che stanno cercando in qualche modo di rimettere in piedi oggi e che comunque vengono da anni di sbando completo, e una carenza di peso politico della Miata rispetto alla provincia. E noi non è che non si può fare niente, si va lì, si rende, però non abbiamo la possibilità di andare a dire o fai così o se no io voto di là, perché noi la Miata in provincia non è rappresentata, e questo è un problema abbastanza importante. Perché noi possiamo cercare di fare moral suasion, per così dire, ma poi a votare in consiglio provinciale ci sono altri, ognuno, visto che i soldi ce l'hanno, quei pochi che ce l'hanno se le portano ognuno per conto suo. Questa è la verità di come stanno le cose. Poi, questo non significa che non si possa fare un'azione più forte. Io penso anche che al prossimo incontro magari è opportuno che sia invitata anche la provincia, che secondo me se la strada non diventa regionale non la farà mai lo stesso, ma che perlomeno ci sia la provincia a dare la provincia le risposte che devono, perché io francamente quando sto in provincia le risposte le devo io, ora non ci so, bisogna dire qualche un altro. Rossito, che sulla Miata c'è la situazione che è stata descritta, che riguarda non soltanto la Miata, perché la conosciamo tutti la situazione qual è. Il problema però è anche questo, e quindi io veramente vorrei che questo fosse preso come impegno, cioè dal mio punto di vista, se vogliamo andare domani in missione o scrivere in maniera congiunta, voi avete una forza come impresa. Io per quanto mi riguarda mi ci metto per rappresentante del comune di Seggiano e se volete anche dell'Unione, ma insomma non siamo più di uno. Bisogna farlo questa cosa qui, perché effettivamente è una cosa che le rappresentazioni sono state fatte sono la pura verità. Dopodiché vorrei aggiungere io, siccome quello che ha detto Federico
È vero, cioè qui non è pensabile ci sia sud della Toscana dove non c'è una strada statale. Io 2 anni fa ho scritto a tutti i sindaci in cui passa la strada statale 323, che continua a chiamare strada statale 323 perché da quando è diventata SP 160 ci hanno messo cartelli punto e a capo, è 50 anni che non ci viene fatto nulla, 50 anni. Dunque quella è una strada bellissima, progettata nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento. Se uno la risistemasse anche i motociclisti eccetera, sarebbe sicuramente anche un itinerario turistico. Ho scritto da Castiglion-Dorce a Scanzano, a me non mi ha risposto nessuno, voglio dire la verità. Quindi insomma, io le mie forze, Limatola lo sa perché c'era anche l'altro giorno a spaccare il Zividei. Voglio dire, non è pensabile che però la provincia ha le difficoltà che rappresentava Federico. Oggettivamente, quando ti porta l'esempio dei 1800 km e tutte queste cose, e poi dal punto di vista della manutenzione ordinaria, tra essere una strada statale e essere una strada provinciale c'è una differenza di 3 o 4 volte tanto come investimenti ordinari. Quindi noi perché non si deve pretendere che ci sia la strada regionale del Cipressino e pretendere che ci sia un'altra strada, nel caso che mi interessa la 160, che si deve chiamare 323 come era prima e deve collegare la Cassia all'Aurelia? Io non ho capito perché questa cosa non si può perorare. Io vi invito, per quanto mi riguarda, troverete sempre l'appoggio, io l'ho già fatto, se vi volete associare sono ben felice. Anche questo settore dell'intervento dell'ingegnere, questi incontri servono anche come dire, a sviscerare, si trovano nel documento dettagliato, ma insomma a sviscerare anche le situazioni che forse tanti di noi non sapevano, no? Sul fatto della provincia non ci sa, consiglieri indicati, lamiata non è forte di tutto. Però l'unione, come dice il proverbio, l'unione fa la forza. Questi incontri servono anche a perorare ASEA e qui proprio sia a sollecitare l'istituzione, ma anche a stimolare, ma anche a intervenire, cioè con nessun problema, sia con documenti, sia con richieste di incontri con la provincia. Cioè ASEA ha questo il suo compito, di perorare situazioni che poi ritroviamo nel documento. Il fatto del Cipressino, il fatto che sono soldi lì da anni che provengano, se non vado errato, da quando ero sindaco io, a dire 2012-2013, voglio dire, e vennero estrapolati 7-8 milioni, se non vado errato, se non vado sindaco, Federico, 7-8 milioni proprio per fare degli step migliorativi alla situazione. In 7 anni è ovvio che quella strada da provinciale, c'era l'impegno dell'allora presidente Rossi di farla passare regionale o interprovinciale, proprio perché in quella maniera, diciamo, la regione aveva competenza di poter intervenire, se no quei 7 milioni sono rimasti da 8 anni fermi lì con progetti lì sopra il tavolino, ma però non vanno all'asta, eccetera eccetera. Questi incontri, questa associazione di imprese ha questo il compito di sollecitare, di inveire, a volte anche pizzicare un po' la politica, ma non per peggiorare o perché l'abbiamo con quello o contro quell'altro, no, perché capiscano che c'è bisogno di intervenire. I tempi si sono prolungati, no, assolutamente siamo d'accordo Rossi, noi siamo a disposizione, cioè come associazione siamo a vostra disposizione per creare le condizioni, incontri per andare a perorare le cause, questa è una delle quali. Mi ero anche dimenticato nel piccolo intervento che ho fatto che ci saranno anche problemi a breve termine sull'alta montagna, perché se fortunatamente, mi auguro, nevica, sicuramente non andremo a sciare. Quando parlavo del fatto energetico, sicuramente ci troveremo gli impianti chiusi e
perché non si può aspettare, apposta dico quando in questo mese bisogna lavorare per competenze e farsi anche aiutare, oltre dalle nostre imprese, ma farsi aiutare anche da esperti, capito? Dobbiamo dimenticare anche che a breve termine per noi quel poco che sia, ma venisse anche un mese o due mesi di neve, per noi è uno che fa l'acqua, perché la neve fa l'acqua per l'acquedotto, e due per il risorso turistico, la viabilità, gli alberghi, le sciovie, la vino via e quant'altro.